Una nuova stagione, la prima della storia nella seconda serie calcettistica italiana con un solo e unico obiettivo, quello di stupire e perché no togliersi qualche soddisfazione. Si è svolta nella serata di ieri presso il Palasport Mauro Lagrasta di Canusa di Puglia la conferenza stampa di presentazione della Playred Canusa, che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A2 di calcio A5. Dopo la promozione ottenuta lo scorso anno e culminata con la finale playoff nazionale di Salso Maggiore vinta per 5-2 contro lo United Pomezia, il sodalizio del presidente La Monaca è pronto a ripartire con rinnovato entusiasmo. Riconfermata la guida dei rossoblù, mister Domenico Lodispoto, artefice della storica promozione. La principale novità a livello di staff tecnico è rappresentata dall'allenatore in seconda Gianluigi Tavone, che supporterà il tecnico Saldinaro durante l'arco della stagione assieme al preparatore atletico Maurizio Nanula e a quello dei portieri Sabino Giannino. Salutati giocatori come Marcelinho, Isaias, Lupoli, Vallarelli e Redivo, a riconfermati Castro Giovanni, Delisa, Iodice, Termine e Saulle, la società ofantina ben si è mossa in sede di mercato, regalando all'ex tecnico della Salinis il campione del mondo Battistoni, ma anche Leo Senna, Ike, Delve e Lupinella, estremo difensore dal grande potenziale con diversi trascorsi nelle file di Cisternino e Manfredonia. A prendere subito la parola è stato il presidente La Monaca, che dopo aver ripercorso i fasti del salto di categoria si è subito concentrato su ciò che sarà e sull'analisi dell'operato della dirigenza. Accanto a lui lo stesso Lodispoto, allenatore dalle indubbie qualità, che ha aggiunto al suo curriculum in quel di Salso Maggiore la sua seconda promozione dalla B alla Serie A2 dopo quella ottenuta con la Salinis Margherita. Infine, ecco un nuovo acquisto Lupinella, che ha espresso tutta la sua voglia nel voler iniziare questo nuovo percorso, mettendo a disposizione del gruppo quelle che sono le sue qualità. Nel frattempo è ormai scoccata l'ora dell'esordio. Domani infatti gli ofantini esordiranno ufficialmente in casa del Benevento, fra le favorite alla vittoria finale. Un battesimo di fuoco che non spaventa però l'ambiente, in attesa invece del debutto casalingo in programma sabato 1 ottobre. Partiamo da Salso Maggiore, è vero, con l'entusiasmo che ci ha portato ad affrontare questa nuova categoria per la società e per la città. Siamo pronti, sabato cominceremo con una difficile trasferta di Benevento, non abbiamo obiettivi particolari, sono quello di lavorare quotidianamente, di affrontare ogni partita e poi tirare le conclusioni, insomma, capire qual è stato il nostro campionato.